importante relazione, per questo importante quadro. Devo scusarmi perché questa relazione è a due nomi, quindi ringrazio anche la dottoressa Franca D'Avanzo del Centro Antiveleno di Milano per questa relazione sul sistema di sorveglianza delle intossicazioni acute da pesticidi. E quindi vorrei chiedere all'ultimo relatore della sessione, di questa prima sessione, il dottor Celsino Gogoni del Servizio Sanità Pubblica dell'Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna, e introdurre la presentazione sulla corretta adozione delle misure di prevenzione e protezione collettiva e individuale. Prego. Buongiorno a tutti. Il mio compito è quello di intanto comunicare il fatto che il Comitato Tecnico Scientifico per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ha lavorato proprio perché fosse facilitata la corretta adozione delle misure di prevenzione collettiva e individuale, le misure di gestione del rischio chimico, in modo tale che fosse applicata pienamente quelle che fossero gli obblighi in merito all'adempimento del decreto legislativo 81 del 2008. Quando parliamo di misure di prevenzione e protezione obbligatoria, ovviamente noi ci rivolgiamo agli obblighi del realizzatore professionale, del distributore, ma anche del consulente, ovviamente, che ha gli stessi obblighi di formazione, soprattutto per quanto riguarda quelli che sono gli obblighi del distributore, del rivenditore dei prodotti fitosanitari, che nel decreto del PAN si è voluto evidenziare come soggetto portatore di informazioni, anzi soggetto che addirittura dovrebbe collocarsi nell'ambito di un soggetto che è in grado di avere le competenze sufficienti per informare e formare l'utilizzatore professionale nel momento in cui distribuisce e rivende i prodotti fitosanitari. Ovviamente nell'81 i titoli che forniscono elementi di riflessione per quanto riguarda l'adozione corretta delle misure di gestione del rischio chimico sono il titolo primo, il titolo terzo e il titolo nono. Evidentemente il titolo nono, soprattutto il capo primo, rappresenta un elemento forte, specifico di adempimento per questi soggetti, per i quali ovviamente accade senza che loro se ne accorgano, che la norma individua come agenti chimici pericolosi tutti i prodotti fitosanitari che si impiegano in ambito agricolo e nello stesso tempo anche nell'ambito di tutte quelle azioni conseguenti o precedenti l'utilizzazione. Non dimentichiamo che il regolamento CLP, il regolamento 1272 del 2008, che è già in vigore, che dal 1 giugno 2015 per le miscele pericolose, quindi per i prodotti fitosanitari, rappresenterà un punto di riferimento fondamentale al fine della conoscenza e individuazione del pericolo. Sarà un riferimento anche nel nostro lavoro, perché i pittogrammi per i quali noi dobbiamo avere sempre più confidenza, per i quali facciamo fatica a capire, no, semplicemente dalla lettura dello stesso il significato del pericolo che questo pittogramma porta, ma insomma se facciamo una comparazione delle vecchie categorie di pericolo, evidentemente facciamo un po' meno fatica a fare questa comparazione. Una comparazione peraltro estremamente importante, perché dobbiamo comprendere, no, il soggetto titolare del patentino se può fino al 26 novembre acquistare ancora con la nuova classificazione, quindi con nuovi pittogrammi, con una nuova formulazione, quindi nuova classificazione di pericolo di questi prodotti, se questi possono ancora acquistarli o no senza patentino. Questo è un elemento di riflessione che tutti devono fare, sicuramente lo devono fare fino al 26 novembre del 2015. Certo che quando parliamo di luoghi di lavoro non parliamo di pericolosità per l'ambiente, per cui questa relazione proprio non ne parleremo, non,
assolutamente non se ne parlerà, perché evidentemente questo è un elemento di riflessione per quanto riguarda la salute e la sicurezza del lavoratore, che in tutte le fasi che vanno da addirittura dall'acquisto, no? Trasporto, deposito, poi per arrivare alla conservazione, no? Al trattamento fitosanitario, deve fare conto con un agente chimico pericoloso, per il quale se noi andiamo a analizzare una funzione fra gli obblighi, no? Del datore di lavoro in senso generale e il rischio chimico di qualsiasi utilizzatore personale, ma anche, ripeto, del distributore, troviamo che in ordinata abbiamo il rischio chimico, in ascissa abbiamo gli obblighi del datore di lavoro, e nel caso del rischio chimico si dimentica che abbiamo a che fare con una soglia per il quale l'azienda agricola sicuramente, se ha lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi, dovrà fare i conti, anche perché è fuori discussione che tutti i lavoratori che si espongono in questo caso ad agenti chimici pericolosi proprio per la frequenza e per la pericolosità sono ad una soglia superiore del rischio rilevante per la salute e basso per la sicurezza. Sono terminologie che gli addetti al lavoro conoscono bene, ma credo che non tutti siano in grado di fare i conti. E allora si deve sapere che al di sopra di questa soglia esistono degli obblighi, come sono l'adozione delle misure, i principi di generale tutela, ma anche di valutazione del rischio, ma anche di informazione e formazione, che attraverso appunto quello che ci fornisce il decreto del PAN favorisce l'informazione e la formazione, ma purtroppo non è in grado, almeno si è cercato di rendere il più possibile, mediando tutte le varie necessità poste sul tavolo, di fornire anche elementi non solo di formazione ma anche di addestramento, e questo in parte il decreto del PAN è riuscito a fare. Al di sopra di questa soglia ci sono tutti quegli altri obblighi, come la gestione delle emergenze, ma anche quelli più specifici che sono la sostituzione proprio di prodotti fitosanitari meno pericolosi rispetto a quelli che si hanno qui. È un problema annoso perché dobbiamo fare i conti anche con sull'efficacia rispetto all'efficacia nei confronti delle necessità da combattere, non solamente per quanto riguarda la pericolosità, quindi l'efficacia del proprio punto sanitario in senso più stretto sulla cultura, ma evidentemente la parte evidente, molto chiara e anche molto per il quale vi sono pochi dubbi, no? Un agricoltore che usa prodotti fitosanitari, quindi che usa agenti chimici pericolosi, oltre a cercare come obbligo, sia il datore di lavoro, di proprio andare verso prodotti meno pericolosi, obbligo sanzionato dalla legge, voglio dire cogente, andando verso una scelta, un uso appropriato di misure di prevenzione e di protezione collettiva, collettiva individuale. E allora in questo punto è molto semplice. Per un datore di lavoro che ha degli obblighi esiste un decreto legislativo per l'81 e su questo il datore di lavoro gradualmente ha cercato di adempiere, ma quello che manca nella effettività dell'applicazione della norma è la conoscenza che tutti gli utilizzatori professionali sono obbligati a fare qualcosa e hanno degli obblighi minimi: i coltivatori diretti, i soci della società semplice e operante nel settore agricolo, le imprese familiari, no? Per i quali tutti hanno gli obblighi nei confronti di che cosa? Di due elementi, no? Le attrezzature di lavoro che devono essere sicure, la mancata adempimento dell'uso di attrezzature di lavoro sicure comporta una sanzione di natura penale, no? Fino a 658 euro, roba da ridere, ma non per le aziende agricole, evidentemente di questa dimensione. E quindi adozioni adeguate di attrezzature di lavoro, tutto quello che anche nell'ambito del decreto del PAN si è cercato di individuare come situazioni da porre, su cui porre attenzione. E poi l'altro elemento è l'uso di IDP, sembrerebbe una cosa banale, no? Ma su questo tema il fatto di adempiere al titolo terzo capo secondo 81, che è un obbligo per tutti i soggetti che impiegano prodotti di sanità, tutti, chiunque, no? Anche il datore di lavoro stesso, se proprio vogliamo andare e leggere la norma, la lettera, ha degli obblighi per il quale il DPI, il dispositivo di protezione individuale, che
viene scelto sulla base della valutazione del rischio, che peraltro siamo in grado di fare tutti in maniera molto semplice in questa sala, comporta una protezione adeguata, no? E specifica, idonea e adeguata. Ovviamente idonea e adeguata, raggiungendo il miglior compromesso possibile fra la sicurezza e il comfort, che non è una cosa banale. Quindi la ricerca dovrebbe aiutare nel senso di andare verso una scelta che peraltro la norma prevede il migliore di PI presente sul mercato. Cioè, non è che possiamo pensare che l'andamento del lavoro possa essere un PI e il 95% delle aziende agricole usa gli indumenti di lavoro, non usa i DP, pensa di usare i DP probabilmente, no? E a proposito di controlli di prodotti fitosanitari, la scheda di sicurezza, no? Voi sapete che il controllo in materia di prodotti fitosanitari è uno dei controlli che fa parte del Piano Nazionale della Prevenzione, no? 2014-2018. No? Due controlli sui prodotti fitosanitari, sulle schede di sicurezza sui prodotti fitosanitari, due sanzioni. Quindi sì, i controlli ci sono, ma credo che ci sia ancora molto da fare nel senso di informare ancora meglio, perché purtroppo, anche se le aziende sono multinazionali e sono molto brave ad adempiere alle norme dal punto di vista morale, in realtà non percepiscono che esiste una linea guida dell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche che prevede che le schede di sicurezza devono essere compilate in una maniera, e peraltro non solamente la linea guida dell'ECA, ma anche la normativa, l'ordinamento legislativo nazionale, comporta il fatto che si debba assolutamente prevedere un adempimento formale nel nostro paese, che è un po' diverso da quello che si applica in Europa. Ma la sezione numero 8 è molto importante, perché dice l'agricoltore cosa deve usare come DP. Non è che deve fare tanti studi e tante valutazioni. In realtà, facendo un consunto delle schede di sicurezza che va a esaminare nel processo di valutazione, ma anche non nel processo di valutazione, nella considerazione della scelta delle misure di prevenzione e protezione, va a individuare anche la tipologia del tessuto, la tipologia del guanto, il materiale, no? Il livello di prestazione del DP che deve acquisire. E allora, in presenza di rischio chimico, l'addestramento, che è uno dei punti più dolenti, per il quale abbiamo l'1% delle aziende agricole che adempie su questo tema, l'1%, abbiamo 90% di adempienza. Per cui se gli ispettori del lavoro volessero domani andare all'azienda agricola e chiedere attestato di addestramento, che vale per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari, questi non ce l'hanno. E questo qui ovviamente, come comitato tecnico-scientifico, siamo riusciti a mediare la necessità che il distributore lo avesse nell'ambito del percorso di formazione che deve appunto osservare nell'ambito dell'acquisizione dell'abilitazione alla vendita. E allora ogni DPI appartenente alla terza categoria, qui si prende un altro capitolo, ma comunque in presenza di rischio chimico al di sopra della soglia del rischio rilevante e basso per la sicurezza, quindi prevenzione di infortuni, prevenzione del malattia professionale, quando vado a intervenire su questo aspetto, io ho sempre DPI di terza categoria. E quindi sono non solo per così dire gli incidenti e le emergenze, ma anche per dispositivi non solo quelli per le vie respiratorie che noi conosciamo bene, ma per tutto l'insieme dei dispositivi di protezione individuale che l'agricoltore deve indossare, ma non solo indossare, anche cioè, sia nella vestizione che nella svestizione, quindi le procedure, che sono le procedure in caso di incidenti e emergenze. Forse adottando queste procedure, speriamo, non so se questo sarà possibile, potremo evitare anche le diverse intossicazioni che si evidenziano, ad esempio semplicemente nella miscelazione o negli sversamenti o nel riempire appunto recipienti, in molti casi senza questo livello di prevenzione, quindi di protezione. Il datore di lavoro deve assicurare una formazione specifica, questo lo sappiamo, ma anche un addestramento
E questo obbligo, ovviamente, come dicevo prima, ricade anche sui componenti dell'impresa, sui lavoratori autonomi, sui coltivatori diretti, sui soci di società operanti nel settore agricolo. Il datore di lavoro darà sia esso utilizzatore, distributore, ma anche semplicemente coltivatore diretto, tanto per essere chiari, DPI anche ai suoi familiari, nell'ultimo caso, idonei adeguati, ovviamente, e questi soggetti dovranno con propria responsabilità utilizzare, secondo le indicazioni fornite, questi dispositivi e, in maniera corretta. In ultimo, questo è un aspetto che molto spesso, come dicevo prima, dimentichiamo: la formazione teorica e pratica che si cercherà di dare, quantomeno per quanto riguarda l'abilitazione dei distributori e consulenti, evidentemente, sarà una formazione teorica e pratica per il quale dovrà essere questa ripetuta normalmente, se il DPI non avrà un uso frequente, evidentemente, e il gestore competente è colui che abbia ricevuto uno specifico addestramento o segue un aggiornamento costante in termini regolari relativamente ad ogni specifico DPI, e comunque al massimo ogni 5 anni dovrà, per così dire, aggiornarsi rispetto all'uso di quel dispositivo. Beh, questo è un elemento per il quale possiamo dire con, diciamo, certa certezza, che solamente quando riusciremo a coinvolgere direttamente tutti i soggetti che hanno necessità, come in questo caso, di usare DPI, deve risolto, credo, la maggior parte di quelle problematiche per la salute e per la sicurezza dei lavoratori che ancora si evidenziano nel nostro territorio nazionale. Vi ringrazio. Grazie, grazie al dottor Covoni per